E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo duetto con Apple Zane. Oggi andremo a scoprire tutte le novità del nuovo iOS 13.4 Beta 1 rilasciato proprio ieri sera da Apple. Ma andiamolo a scoprire insieme. Allora ragazzi, eccoci qui, sono sul mio iPhone 11 Pro Max e come ho già detto nell'intro, oggi andremo a vedere tutte le novità del nuovo iOS 13.4 Beta 1 che è stato rilasciato proprio ieri sera. Allora intanto andiamo su applezane.net, andiamo a vedere subito le novità che possono essere viste anche da iAppZane, quindi è esattamente la stessa cosa. Intanto, numero della build, abbiamo la 17E5223H. Vi ricordo ragazzi che iAppZane, ovvero l'applicazione ufficiale di applezane.net, è attualmente pienamente compatibile con questa versione software, quindi se doveste installare una versione beta o nel prossimo futuro la versione ufficiale sarà pienamente compatibile. Ma torno subito qui, vi ricordo ragazzi che non si può fare ancora un calcolo medio sulla durata batteria, anche perché si parla di versioni in beta software, quindi ovviamente non c'è modo ancora di fare un calcolo veritiero, se così possiamo dire. Ma passiamo subito alle prestazioni di questo nuovo aggiornamento. Come possiamo vedere abbiamo un single core da 5461, mentre un multicore da 13881. Piccolo incremento, ma niente di eclatante. Passiamo poi alla GPU, ovvero al processore grafico, che ha avuto un piccolo depotenziamento, per piccolo intendo veramente grande, che passa da circa 29.800-700 a 28.066. Abbiamo poi il file di installazione che pesa ben 4,4 giga su iPhone 11 Pro Max e credo sia uno degli aggiornamenti più pesanti mai fatti nella storia Apple. Veramente pesante questo aggiornamento, infatti tantissimi di voi mi hanno segnalato su Instagram: Mirko, ma come mai è così pesante? Ragazzi, ci sono parecchie novità e soprattutto reinstalla l'intero software, quindi è pienamente normale. Vi ricordo infine che l'installazione è durata, diciamo, più del previsto. Non mi aspettavo questa durata, ma in realtà è durato un bel po', devo essere sincero, è durato un bel po'. Ma poi andiamo subito a vedere le prime novità sostanziali. Infatti ragazzi, inizio col parlarvi di CarPlay, ragazzi, perché è stato aggiunto il supporto per nuovi controlli chiamata e navigazione da applicazioni di terze parti, che non posso mostrarvi anche perché non ho un'auto CarPlay, ma diciamo che sono state migliorate le integrazioni fra navigazione, chiamate e quant'altro all'interno delle automobili che sfruttano CarPlay all'interno del pannello touch, eccetera eccetera. Ottima cosa. Poi altra novità, è stato aggiunto il supporto per la condivisione delle cartelle su iCloud. Infatti vi mostro ragazzi questo screen che non posso riprodurre perché non uso iCloud Drive, ma a prescindere da questo, in pratica possiamo aggiungere delle persone preferite alle quali condividere le nostre cartelle in maniera automatica. Questo cosa vuol dire? Che praticamente non abbiamo assolutamente bisogno di inviare i file, ma saranno condivise proprio come le foto attualmente condivisibili con l'album condiviso delle foto, appunto. Possiamo fare la stessa cosa all'interno delle cartelle di iCloud Drive e quindi dell'app annessa file. Altre novità, andiamo all'interno dell'applicazione TV, ci sono modifiche anche all'interno dell'app TV andando nella sezione libreria. Qui all'interno della sezione, se dovessimo avere il family sharing, ovvero la condivisione famiglia, apparirà una voce all'interno del menu insieme a film, generi e quant'altro proprio all'interno della libreria, per vedere tutto quello che attualmente condividiamo con i nostri familiari, perché appunto serve a questo la condivisione in famiglia. Sono state aggiunte delle nuove scorciatoie da tastiera su iPad che purtroppo non posso mostrarvi ragazzi perché non abbiamo capito ancora quale. All'interno del software di iOS 13.14 c'è la presenza di questa novità. Il problema è che non sappiamo ancora effettivamente come sfruttare queste nuove gesture. Ancora non sono attivabili, forse nelle prossime beta riusciremo ad avere maggiori informazioni. Ma poi ragazzi, sono state modificate le richieste di abilitazione della localizzazione, che adesso sono più accurate. Mi spiego meglio. Quando accediamo per la prima volta all'interno di un'applicazione che si
sia un gioco, che sia un social network, eccetera eccetera. E questa applicazione permette di sfruttare la localizzazione. Il software ci chiederà in maniera molto più precisa e mirata ogni qualvolta faremo accesso all'applicazione, fino a quando non consentiremo o rifiuteremo, ci chiederà appunto se vogliamo abilitare la localizzazione. Apple fa questo perché ci sono state diverse polemiche all'interno di questa localizzazione, perché i nuovi iPhone hanno un chip all'interno che mantengono la localizzazione perennemente attiva per localizzare dispositivi che Apple molto probabilmente presenterà a marzo o a giugno, come l'AirTag. Il problema è che la gente vuole disabilitare la localizzazione perché effettivamente è un dispendio di energia che attualmente noi non vogliamo. Cioè, se io non ho questi accessori, perché devo mantenere quella parte di localizzazione perennemente attiva? Quindi Apple ha migliorato ancora di più l'accuratezza della localizzazione. Ma passiamo poi, ragazzi, alle nuove Animoji, anzi Mimoji. Ci sono ben 9 personalizzazioni che io non vi mostro qui perché ho già uno screen pronto, ed infatti vi mostro questo screen che ci mostra appunto le 9 nuove Animoji. Partendo da sinistra in alto notiamo una ragazza che ha, diciamo, una posa con una mano un po' così. Poi abbiamo il volto blu, abbiamo il tizio che prega, abbiamo la tizia innamorata, la tizia che fa X, che sembra tipo X Factor, non lo so. Abbiamo poi la faccia verde, tipo stile Hulk o malato, non lo so cosa voglia intendere Apple, forse in stile anche un po' The Sims, non so. Abbiamo poi il tizio che scrive con il Mac, il tizio incavolato e la tizia un po', non so, che se ne frega di tutto, ecco, diciamo così. Ho dato, ragazzi, in modo blando questa spiegazione, anche perché sono delle faccine molto divertenti le Mimoji, e diciamo che bisogna prenderle per quello che sono, cioè non sono delle cose serie, quindi io da tali le tratto, ovvero novità molto molto blande, carine ovviamente, ma non essendo serie le tratto appunto in questa maniera. Abbiamo poi, ragazzi, un'altra novità che vi posso mostrare invece, perché se noi andiamo all'interno dell'app mail, anzi un attimo apro l'app mail, vediamo se c'è qualche mail compromettente, intendo ovviamente di lavoro, ragazzi. Ed eccoci qua, ho preso un'email completamente a caso, anzi facciamo una bellissima cosa, disabilitiamo la dark mode e vi mostro intanto la mail nella sua interezza, ma Apple ha modificato una funzionalità. Intanto vi avviso che in questa versione beta l'app mail non funziona perfettamente, infatti se avete questa versione beta vi consiglio di disinstallarla se utilizzate le mail frequentemente come me, perché è molto scomodo. Infatti io sto avendo problemi proprio da ieri sera, perché non so, non invia mail, non riceve mail, è un po' buggaticcia questa applicazione, ma ripeto, si tratta di versioni in beta software, quindi è più che normale. Ma Apple cosa ha fatto? Ha praticamente modificato la barra delle informazioni all'interno dell'applicazione mail, che adesso invece di apparire piccola e con delle semplici icone, due icone per l'esattezza, Apple ha rimesso tutte le vecchie icone flat e ha ritrasformato praticamente l'applicazione mail nuovamente in un'app completa che finalmente può funzionare bene, se non avesse, ripeto, questo bug. Quindi queste 4 nuove icone vengono riposizionate nuovamente. Prima c'erano, se non erro, solo queste due, non ricordo, ma comunque adesso ci sono tutte e 4 nuovamente, e con l'arrivo di iOS 13 erano tutte sparite, adesso Apple le ha riportate fra noi in modo, diciamo, ottimo. Ed ultima novità, ma non meno importante, questa ve la faccio vedere da qui sotto. Andiamo all'interno dell'applicazione musica e io avvio una canzone qualsiasi. Ecco, faccio già pausa e ho abilitato la lyrics, ovvero la possibilità di leggere il testo in contemporanea. Apple cosa ha fatto? Ha inserito una sorta di puntini, di pallini di sospensione, che così possiamo chiamare, ovvero questi tre, che fino a quando la canzone non parte ci permettono di capire quanto tempo impiega la canzone ad arrivare alla parte cantata, se così possiamo dire. Infatti vi faccio un esempio, io annullo il volume, ma se notiamo il pallino già si è illuminato, ora si illuminerà anche l'altro, eccoci qua, si è illuminato, si illumina anche l'altro e poi parte la canzone. Quando ci sono delle pause, in pratica ce le segna con questi pallini e in base all'andamento del pallino possiamo capire anche le tempistiche di attuazione appunto di questo brano musicale. Stessa cosa, possiamo visualizzare tutto il testo, eccetera.
eccetera. Ragazzi, io intanto vi consiglio di non scaricare assolutamente versioni in beta software, ve lo ricordo sempre, anche se i vostri dispositivi potrebbero attualmente essere compatibili. Le versioni in beta software, vi ricordo che sono specificatamente per sviluppatori, contengono bug, e quando installate una versione in beta software praticamente Apple vi fa accettare qualsiasi cosa, perché voi premete accetto avanti se siete, ripeto, sviluppatori, ed in pratica Apple se ne lava le mani da ogni responsabilità. Se il vostro dispositivo dovesse subire dei danni hardware, software, eccetera eccetera, la colpa sarebbe vostra. Quindi ragazzi, io vi sconsiglio sempre e comunque di installare versioni in beta software. Vi ricordo inoltre che qui sotto in descrizione c'è l'articolo completo con tutte le novità in continuo aggiornamento, quindi se dovessero esserci delle altre novità, quindi se qualcuno dovesse scoprire, scovare delle altre chicche, le vedrete sicuramente non con un nuovo video, ma qui sotto in descrizione con il link annesso, oppure vi ricordo scaricando iApp Zane gratuitamente per il vostro iPhone o per il vostro iPad. Ma comunque ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo iOS 13.4 beta 1, che presenta diverse novità che alcuni potrebbero piacere e ad altri potrebbero non fregare niente assolutamente. Però fatemi sapere il vostro parere, ditemi se siete pronti all'arrivo di questo nuovo aggiornamento che, vi ripeto, come ho già detto all'interno dell'articolo dedicato, dovrebbe arrivare nel mese di marzo, perché a marzo ci sarà un nuovo Apple Event e i rumors dicono che Apple dovrebbe presentare un nuovo iPhone chiamato iPhone 9. Questo nuovo iOS 13.4 dovrebbe rendere proprio compatibile con i diversi dispositivi Apple proprio questo nuovo iPhone 9. Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per AppleZane.net e ciao! Scarica anche tu iApp Zane, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iApp Zane ed è disponibile anche per il tuo iPad. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZane.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZane.net.